100 milioni di euro solo ai giovani e alle imprese che vanno in rete, per gli altri nulla. Possibile che domande ed offerta di lavoro debbano incontrarsi al buio? Un sistema che continua ad essere poco trasparente, ponendo condizioni di figli e figliastri, regole bizzarre ma soprattutto poco chiare. Il piano giovani della regione non decolla e i centri regionali per l'impiego collassano per la carenza di informazioni. Non ci sono numeri certi, ma in provincia di Ragusa sarebbero un centinaio i giovani accreditati. Sono 180.000 i passeggeri transitati dal 1 gennaio ad oggi all'aeroporto di Comiso. L'obiettivo è raggiungere la quota 300.000. Ad un anno dal primo volo atterrato sul Pio La Torre, la crescita è stata graduale. 1.000 passeggeri al giorno, un record. Con questi numeri aumentano però anche i disagi. Il più temuto, il ritardo. I passeggeri delle compagnie aeree vittime di disagi vari, tra i quali le cancellazioni di voli, ritardi, di overbooking, potranno però chiedere un risarcimento, che varia da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 600. In questo caso il risarcimento sarà comunque possibile se l'aereo arriva a destinazione con oltre 2 ore di ritardo, mentre se il volo è internazionale con scalo, il risarcimento scatterà se arriverà a destinazione con oltre 3 ore di ritardo. In caso di ritardo di oltre 2 ore, se i passeggeri non vengono contattati dai responsabili della compagnia, debbono sapere che hanno diritto a fruire di una consumazione e a tale scopo si possono recare presso il bar più vicino a mostrare la carta d'imbarco. Prima di procedere alla richiesta di rimborso, però, bisogna prestare attenzione a diverse circostanze che non danno diritto al risarcimento, e precisamente quando la compagnia aerea dimostra che il ritardo del volo è stato causato da circostanze eccezionali. Cresce la voglia di imprenditoria agrituristica in provincia di Ragusa, aumentano gli imprenditori che credono nella campagna e nel territorio, si moltiplicano i percorsi del cibo, sembra la nuova tendenza lavorativa di molti giovani che credono nelle potenzialità della campagna. Agricoltori e allevatori sempre più diventano imprenditori di se stessi, sfruttando le potenzialità della terra e del web. I numeri parlano chiaro, il fenomeno occupazionale di questo settore cresce con indici percentuali molto alti, segno che la tendenza idea piace a giovani e meno giovani. Volete sapere quali sono gli argomenti più discussi sul web? È sufficiente andare su trendsmap.com e puntare sulla zona di interesse per scoprire quali sono i topics, così si chiamano, più gettonati. La mappa ci consentirà di capire la differenza nell'uso del social network e degli argomenti che riescono più a coinvolgere il mondo degli internauti. Ispica festeggia i 100 anni di Pietro Germi, indimenticabile regista di Divorzi all'italiana e Oscar per la migliore sceneggiatura originale. L'imperdibile appuntamento con il cineturismo, inteso come valorizzazione del territorio, conduce alla riscoperta di incantevoli location, già protagonisti di celebri lungometraggi. Ieri è stata la volta di Lando Buzzanca, attore poliedrico che iniziò la sua brillante carriera come comparsa in Ben-Hur, per poi raggiungere fame e successo con le interpretazioni in Divorzi all'italiana e Sedotta e abbandonata. La rassegna si concluderà il 10 agosto con il maestro Franco Battiato, che presenterà il suo docufilm Attraverso il Bardo. A seguire lo staff e gli ospiti si sposteranno al Soda Tanks presso la frazione di Santa Maria del Focallo per un red carpet sul mare, in un ideale connubio tra le stelle del cinema e quelle della Notte di San Lorenzo. 20 milioni di visitatori, 2 miliardi e 500 milioni di euro di investimenti, uno stimolo per la città ma anche per le imprese italiane più innovative. 2015. L'esposizione universale è in Italia. Il mondo a Milano. Per 6 mesi. 1 milione di metri quadri di cultura, gastronomia, verde, attrazioni. Oltre 2 miliardi e 500 milioni di euro di investimenti. Uno stimolo straordinario per la città, ma anche per le imprese italiane più innovative. 20 milioni di visitatori, 5 miliardi di euro in più dal turismo per Milano e Lombardia, ma anche per il resto del paese, grazie a 8 milioni di stranieri attesi. Il tema è nutrire il pianeta, energia per la vita. Un'occasione unica per il nostro agroalimentare, che aspetta solo la vetrina giusta per farsi conoscere dal mondo. Se si accende Milano, si accende la Lombardia. Si riaccende l'Italia.